Il comitato è un comitato molto importante perché è costituito principalmente dai sindaci dei comuni limitrofi l'inceneritore e dalla città metropolitana, che ha un ruolo di coordinamento e appunto anche il ruolo della presidenza. Serve perché è una garanzia per la salute dei cittadini, la presenza delle istituzioni all'interno di questo comitato. Il progetto SPOT è un progetto che è partito 3 anni fa, un progetto di monitoraggio su appunto sia i cittadini che vivono vicino all'inceneritore sia i lavoratori. E siamo in una fase di restituzione dei risultati appunto delle analisi e siamo anche in una fase nella quale stiamo valutando l'opportunità di proseguire con questo progetto e come migliorarlo. Infatti proprio analizzando i risultati possiamo capire come potremmo immaginare uno spot 2. Come istituzioni siamo convinti che questo progetto, ricordiamo, unico del suo genere, sia fondamentale, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto che il progetto può essere migliorato. Quindi stiamo valutando quelle che sono le opportunità per il territorio in modo tale da rendere il prossimo progetto più specifico. Il lavoro del comitato spesso non viene conosciuto da parte dei cittadini e quindi sicuramente, oltre a lavorare probabilmente meglio con gli organi di stampa, dobbiamo sicuramente andare alla fonte. Quindi l'idea è quella di intanto cominciare a lavorare con più incontri con la popolazione, ma poi anche partire dai più piccoli. Quindi l'idea è quella di immaginare una comunicazione fatta sulle scuole del territorio in modo tale che anche i più piccoli sappiano che le istituzioni controllano, perché questo è il nostro, diciamo, nostro obiettivo, no? E l'obiettivo principale del comitato è quello di essere un organo esterno, istituzionale, che controlli effettivamente l'inceneritore e quindi mettere come dire, alla popolazione sia a conoscenza di questa presenza, in modo tale che oltretutto poi la popolazione possa interloquire più facilmente anche con il comitato. Perché non riceviamo poi così tante richieste da parte dei cittadini, anche se siamo consci della preoccupazione che hanno i cittadini che vivono nell'intorno dell'inceneritore, e quindi vogliamo proprio essere un ponte importante di relazione con i cittadini e con l'inceneritore.